tra Chiti e Fano la gara che non ti aspetti, due squadre che concedono e subiscono poco, invece lo score finale è di 4 gol, 2 per parte. A recriminare sicuramente la squadra di Chianese che dopo aver incassato una rete in maniera rocambolesca, uno spiovente innocuo in area che ha ingannato il giovane Antignani, nella ripresa è riuscito a ribaltare il match con Forgione e Fall, anche se poi quando tutto lasciava presagire l'aggancio in vetta alla San Benedettese è arrivata la prodezza balistica di Roberti in pieno recupero a gelare l'entusiasmo dell'Angelino. Gara intensa ma bruttina, soprattutto nel primo tempo, con un Chieti che ha sbagliato molti passaggi e quasi tutti traversoni cercando la testa di Fall, quest'ultimo preferito ad Ardemagni. A completare il tridente Barlafante e Mancini. Molto più coperto il Fano di Scorsini con 5 difensori e il tandem d'attacco Tencorang Cardinali, direzione di gara affidata a Martini di Valdarno. Il Chieti fa subito la voce grossa, ma sarà anche l'unico acuto del primo tempo. Quinto minuto, azione insistita sulla destra e conclusa con un tiro di Forgione sporcato che finisce tra le braccia del portiere ospite. Il Fano risponde al decimo con una conclusione di Cardinali deviata in angolo. Al 21esimo il vantaggio ospite, inatteso quanto fortuito. Da un calcio di punizione senza pretese di Gonzales, il pallone, forse sospinto dal vento, rimbalza davanti ad Antignani. Il portiere viene superato e la palla si insacca beffarda. Un colpo basso che il Chieti subisce senza riuscire a reagire. Per i neroverdi, oggi in completo bianco, solo tanta confusione e manovre che si infrangono sull'attenta difesa marchigiana. Con le immagini di Alberto Capo andiamo alla ripresa. Dopo 20 secondi da registrare un tiro di Fall ben parato dal portiere del Fano. Quindi il festival dei cambi. Chianese dal quinto al decimo minuto ne fa ben 4. Dentro prima Gatto e Ardemagni al posto di Masavud e Barlafante e poi anche Bartoli e Diambò per Mancini e D'Ancora. Ora neroverdi a trazione anteriore, 4-2-4 con Fall, Ardemagni, punte centrali. La gara diventa più intensa e veloce, il Chieti colpisce come sa sul calcio d'angolo e con l'uomo gol Forgione che insacca il suo quarto centro stagionale proprio sotto la curva Volpi, è il 17esimo e si può provare a vincerla. Il Fano accusa il colpo, Scorsini inserisce forze fresche, il Chieti spinge ma senza trovare il corridoio giusto fino al 39esimo quando Gatto mette dentro una palla che Fall di potenza e cattiveria spinge in rete. L'Angelini esplode di gioia, l'aggancio in vetta sembra cosa fatta, ma non sarà così. Con la forza della disperazione il Fano si getta in avanti e in pieno recupero viene premiato dalla fiondata da fuori area di Roberti. Nel concitato finale allontanato il tecnico del Fano Scorsini, il motivo lo spiegherà in sala stampa. Mercoledì di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Il Chieti giocherà in Molise, ad attenderlo il Vasto Girardi, fanalino di coda del girone, che ha appena cambiato allenatore.